Salve, bentornati al Green TG. Abbiamo parlato sino ad ora di intelligenza artificiale, abbiamo chiuso questo capitolo della mattinata, ne apriamo un altro adesso per parlare di fiumi e per parlare soprattutto di intercettazione di materiali, di rifiuti, di materiali plastici in particolare. Lo facciamo con Vanni Covolo della River Cleaning. Grazie per essere con noi. E in che cosa consiste, diciamo, il sistema che ha di fatto realizzato e quali sviluppi potrà avere? Beh, buongiorno, sono Vanni Covolo. Io per 30 anni mi sono occupato di produrre attrezzature che fanno plastica e poi ho capito che è arrivato il momento di fermare la plastica che ogni anno dai fiumi va verso il mare. Le quantità di questa plastica sono oltre i 10 milioni di tonnellate e quindi una grandissima quantità di plastica che va a finire in mare. Abbiamo pensato di fermarle con delle barriere intelligenti, delle barriere che sono composte in buona sostanza da una serie di boe che ruotano grazie alla corrente dell'acqua, ruotando spostano il detrito dall'una all'altra e il detrito poi viene accompagnato sul lato del corso d'acqua, quindi nel bordo del fiume, per poi essere prelevato e portato al riciclo. In questo modo evitiamo che la plastica, che sarebbe diventato veleno nel mare, diventi un nuovo oggetto con nuova vita. La soluzione è particolarmente interessante perché è autolivellante, cioè significa che galleggia nell'acqua. Siamo in grado di fare il nostro brevetto è internazionale proprio per questo, perché non solo fermiamo il 100% dei rifiuti galleggianti che arriva, ma riusciamo anche a far passare le imbarcazioni. L'unica soluzione che al mondo esiste ora è questa. Riusciamo ad aprire le barriere come un ponte levatoio, come una porta, come un cancello, in vari modi diversi in funzione del corso d'acqua, ma la cosa più importante è che non diamo fastidio ai pesci, non consumiamo energia e riusciamo a prelevare questi rifiuti per portare nuova vita prima che vengano inquinati dal sale dell'acqua marina. Sostenibile da questo punto di vista. Esattamente, quindi è veramente una cosa innovativa e del tutto sostenibile. Com'è nata questa idea? L'idea nasce da un ragazzo che si inventa una mattina di poter fermare questi rifiuti perché vede tanta plastica, e quel ragazzo tempo fa aveva visto Bali e Lombok, e poi il ragazzo è diventato un po' più grande e a un certo punto ha deciso di cambiare la sua azienda e invece di guadagnare soldi facendo plastica spera di dare una mano all'ambiente per fermarla. Ringraziamo quindi Vanni Covolo per essere stato con noi e averci spiegato il suo sistema, appunto, anche di fermare i rifiuti praticamente nel mondo dei fiumi. Grazie per essere stato con noi e la linea alla regia.